Ciao, dopo 2 mesi siamo di nuovo a Napoli per 3 giorni. Questo è il video quando siamo arrivati in treno alle ore 14, per cui vedrete in mezza giornata cosa poter visitare. In descrizione vi lascio anche il link del video fatto a Napoli 2 mesi fa. Naturalmente questo non è un doppione. Il nostro intento è quello di farvi vedere che anche in poco tempo si possono vedere molte cose. Prossimamente uscirà anche il video del Vesuvio, gli scavi del Colaneo e Capri. Se guardate il video fino in fondo vedrete anche dove abbiamo mangiato e quanto abbiamo speso. Buona visione! Qui siamo in via Vicaria Vecchia 33 nel quartiere di Forcella e vediamo il murales di San Gennaro, che è un'opera di street art con altezza di 15 metri e occupa la facciata di questo edificio dal 2015. Questo è uno dei tanti murales dedicati a Maradona che si trovano per la città. Siamo in via dei Tribunali, che è lunga 800 metri, nel cuore del centro storico, e ci si concentrano storiche attività commerciali. Se volete supportare il nostro canale, ricordatevi di iscrivervi e cliccare sulla campanella. A voi non costa nulla, per noi è una grossa spinta morale. Qui siamo a Piazza San Gaetano. Questa è la chiesa di San Lorenzo. Questa è la statua di San Gaetano e la basilica di San Paolo Maggiore. Ci siamo fermati a mangiare questa buonissima pizza fritta con ricotta, mozzarella, salame e pepe. Questa è la statua dedicata a Pulcinella in Vico Fico del Purgatorio all'angolo con Via dei Tribunali. Si dice che poggiando la mano sul naso della maschera si attiri la buona sorte. E adesso un dolcetto alla pasticceria Mazz. Due papà piccoli, abbiamo speso 2 euro. Buono. Questo è l'esterno della pizzeria di Sorbillo che si trova in via dei Tribunali. Questa è la basilica di Pietrasanta, dove al momento c'è una mostra su Dalì. E qui siamo nel quartiere San Giuseppe. Un altro murales di Maradona in Piazza Dante. La statua in mezzo alla piazza è quella di Dante. Questo complesso è il Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II di Napoli e ospita una scuola elementare, una scuola media e 3 scuole superiori, che sarebbero 3 licei. C'è il Liceo Classico Europeo, il Liceo Scientifico e il Liceo Scientifico Sportivo. Qui siamo sulla strada per andare a prendere la funicolare di Montesanto. E si arriva a via Morgen al Vomero, da dove possiamo visitare Castel Sant'Elmo. Prossimamente pubblicheremo i video degli scavi di Ercolano, del Vesuvio, di Capri e tanti altri video. Per cui seguiteci per vedere nuovi posti da poter visitare e avere informazioni che potrebbero esservi utili. Nadia non tiene la mascherina, ci vediamo alla fine.
Qui siamo all'ingresso di Castel Saint-Ève. Abbiamo appena pagato il biglietto e abbiamo speso 5 euro in due, ma perché siamo entrati dopo le 16? Per cui 2,50 euro a testa. Se si entra prima delle 16, il biglietto intero è 5 euro a testa. Questa è la splendida visuale che si può godere su Napoli. Il Vesuvio era un po' coperto dalle nubi. Dove ci sono quei grattacieli è vicino Piazza Garibaldi, dove abbiamo l'albergo. E fino qua sotto siamo arrivati a piedi, ci vuole circa 40 minuti se non ti fermi. Castel Sant'Elmo è un castello medievale sito sulla collina del Boro. Per estensione è il più grande castello di Napoli. Per la sua importanza strategica è sempre stato un possedimento molto ambito. Dalla sua posizione a 250 metri sul livello del mare si può osservare tutta la città e il golfo. Le prime notizie storiche risalgono al 1329. Nel 1587 un fulmine caduto nella polveriera fece saltare in aria buona parte della fortezza, uccidendo 150 persone. Nel 1599 iniziarono i lavori di ripristino, terminati nel 1610. Quello che si vede sulla punta piccolino è Castel dell'Ouro. Questa è la piazza d'armi del castello e l'orologio che si vede è l'opera che vinse il concorso Un'opera per il castello nel 2012. Siamo all'entrata della Certosa e del Museo San Martino. Purtroppo era già chiuso. Comunque, se ci capitate, andate a visitarlo che è molto bello. Qui siamo scesi di nuovo con la funicolare a Napoli e vi portiamo a visitare un'attrazione a cui i napoletani tengono molto. Dovremmo mai essere arrivati e aver trovato il murales di Maradona. Vabbè, dai, siamo arrivati. Fa frescolino oggi. Siamo quasi ad agosto e devo mettermi il cappotto, mi sa. Vabbè, dai, adesso vi facciamo vedere il murales. Appena si arriva si vede il murales della Dea Iside. Questo è uno dei due grandi murales dedicati a Maradona e si trova nei quartieri spagnoli in via Emanuele del Feo numero 60. Fu dipinto in due notti e tre giorni nel 1990 quando il Napoli vinse il secondo scudetto da Mario Filardi. Nel 1998 iniziò a sbiadirsi e nel punto dove era la testa di Diego fu aperta anche una finestra. Se ci fate caso, tutte le finestre hanno le tapparelle, ma quella dove c'è la faccia di Maradona per rifargli il volto hanno messo dei persiani. Qui è quasi un santuario dedicato a lui. E comunque, anche se non si sente dall'accento, sono ligure. Però tifo Napoli.
Qui sono rappresentati da destra verso sinistra Giacomo Furia, Totò, Peppino De Filippo e Hamsik. Questa è la Madonna con la pistola che si trova in piazza dei Girolamidi. Ed eccoci a mangiare cena da nennella nei quartieri spagnoli. Iniziamo con i primi pasta e patate. E ce lo dividiamo naturalmente. Paccheri, pomodoro fresco e basilico. Frittura a Napoli di crocchè di patate, mozzarella e panata. Cos'era questa? Zeppolina e padiglia di ricotta. Questa? Grazie. Adesso sono arrivate le polpette col sugo. Melanzane alla parmigiana. In totale abbiamo speso 28 euro in due. E dopo cena una passeggiata per via Toledo. Se il video vi è piaciuto cliccate mi piace, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati su nuovi contenuti. Ciao, al prossimo video!